Gerusalemme, dove io abitavo prima di trasferirmi. Egli pose alla folla che tumultuava una domanda molto seria. Che cosa dovrei fare di Gesù, conosciuto come il Cristo? Stasera, 1952 anni dopo, come nel momento di quell'evento storico, l'eterno destino di qualsiasi anima umana dipende da come risponde a questa domanda. La risposta di quella folla quella mattina presto a Gerusalemme fu: crocifiggilo. La ragione che quella folla diede a Pilato fu: secondo la nostra legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Temendo una rivoluzione, istigato da meschini e invidiosi capi religiosi e desideroso di accontentare la folla esigente, il governatore cedette, nonostante la sua onesta dichiarazione tre volte ripetuta: non trovo nessun peccato in lui. 600 anni dopo, anche il Corano chiama Gesù Zechien, senza colpa, senza peccato. Io voglio chiedervi stasera: Gesù di Nazareth fu un bugiardo? Un pazzo? Oppure fu Dio, come sosteneva di essere? La creazione, la coscienza e la storia ci danno elementi per credere all'esistenza di Dio. Le religioni sono lo sforzo dell'uomo, l'impegno serio dell'uomo per cercare Dio. Così dicono i filosofi, i teologi e gli storici. Ma un momento. Voglio porvi una domanda. Dio si è veramente perduto e noi dobbiamo cercarlo, trovarlo? O piuttosto non siamo noi ad esserci persi e non è quindi Lui che ci viene a cercare? È così. Lui, tramite Cristo, è venuto a cercarci, voi e me. Vorrei un'altra volta colpire la vostra intelligenza leggendovi un brano della Bibbia, dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, versetti 3 e 4. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio, non rifulga ad essi. La Bibbia è il libro più straordinario del mondo. La Biblioteca Divina contiene 66 libri, scritti in un periodo di 1500 anni, da più di 40 scrittori. Alcuni erano re, alcuni poveri, alcuni ricchi, alcuni vecchi, alcuni giovani, alcuni pastori, altri pescatori. E questo libro si rivela come parola infallibile, ispirata da Dio, perché l'autore è in realtà uno solo, lo Spirito Santo del Dio vivente. Vi leggerò ora dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 20 e 21. Sappiate innanzitutto questo: nessuna profezia della Scrittura è frutto di interpretazione privata, poiché mai per volontà umana sono state pronunziate le profezie, ma perché uomini retti, mossi dallo Spirito Santo, hanno parlato a nome di Dio. أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان بل تكلم أنسان أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. Sappiamo tutti che la Bibbia è stata ispirata da Dio ai suoi autori, perché si sono realizzate delle profezie pronunciate centinaia di anni prima che gli avvenimenti accadessero. E la Bibbia ha avuto un effetto positivo sulla società umana tutte le volte che è stata creduta e il suo insegnamento messo in pratica.
Inoltre, l'esattezza e la veridicità della Bibbia sono state messe in dubbio, ma la fondatezza di questi dubbi non è mai stata dimostrata. La sua veridicità è invece stata suffragata da documenti storici, scoperte archeologiche, antichi manoscritti. Esistono più di 25.000 copie del testo biblico. Alcuni antichi manoscritti sono consultabili al British Museum perché si possa controllare la veridicità della parola di Dio. Per esempio il Codex Alexandrinus del 350 d.C., il Codex Vaticanus che risale al 325 d.C., i manoscritti del Mar Morto che coprono l'intero Antico Testamento e risalgono a 2250 anni fa. Qualcuno di voi sarà senz'altro al corrente delle favolose scoperte archeologiche effettuate anni addietro in Siria e di quelle di circa 10 anni fa nella città di Ibla, dove gli scavi hanno portato alla luce le vestigia intatte di una civiltà. Entrambe queste scoperte hanno dato vigore alla nostra fede nella veridicità e nella realtà dell'ispirazione divina della Bibbia. Gesù stesso, nostro Signore, che non ha mai mentito, ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola rimarrà per sempre. Ascoltate l'avvertimento nell'epilogo della Bibbia, Apocalisse 22, versetti 18 e 19. Ora dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: se uno vi fa delle aggiunte, Dio gli farà subire le piaghe descritte in questo libro. E se uno toglie qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita. Il Dio che ci rivela la Bibbia è un unico Dio. Cari fratelli, sorelle, amici cari, esiste un solo Dio, un unico Dio. Però, per quanto inspiegabile questo sia per la nostra mentalità limitata, per quanto misterioso sia per la nostra comprensione, quest'unico vero Dio, malgrado il rifiuto ad accettare questa verità da parte di chi non crede, ateo, agnostico o altro che sia, quest'unico Dio si presenta come un Dio trino. Non sono certo io ad affermarlo, lo sapete. È la rivelazione che egli fa di se stesso tramite la natura, la Bibbia e in altri modi. Vorrei sottolineare che anch'io stasera cerco ancora una volta umilmente di capire questo mistero insieme a voi e come voi ammetto i miei limiti. Ciò nonostante vi prego di considerare qualche esempio della natura in cui Dio ci fornisce delle prove dell'esistenza della Trinità. Abbiamo gli elementi. Quanti sono? Tre. I solidi, i gas, i liquidi. Tutta la materia deriva da essi. L'aria che respiriamo è anch'essa costituita da tre atomi, uno di ossigeno, uno di idrogeno, uno di nitrogeno, ma è un'unica aria. L'acqua è normalmente fluida, ma raffreddata diventa ghiaccio, riscaldata diventa gas o vapore. La stessa sostanza, ma tre forme diverse. Prendiamo il sole, lontano 93 milioni di miglia. Ci raggiungono il suo calore, la sua forza e la sua luce, ma è un unico sole. Il tempo viene diviso fra passato, presente, futuro. L'uomo stesso è spirito, mente e corpo. Persino la famiglia è costituita da padre, madre e figli. Sin dalle prime righe della Bibbia, la Trinità è rivelata chiaramente. Se avete con voi la vostra Bibbia, potete seguire quanto diremo. Ecco come inizia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Questo è Dio creatore, il Padre celeste. Nel secondo versetto troviamo Dio come spirito. E lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Poi, nel terzo versetto è scritto: Dio disse, sia fatta la luce. Queste sono parole chiare. Ed è la parola di Dio, ispirata direttamente da Lui. Il discorso di Dio, potremmo quasi dire. Centinaia di anni dopo, abbiamo sentito l'eco di questa verità nel Vangelo di Giovanni, dove è scritto: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Il verbo come persona è chiaro nel secondo versetto, dove leggiamo: egli, sì, proprio la parola egli, in principio era presso Dio. E di nuovo, nel primo capitolo della Genesi, ci stupisce la rivelazione della Trinità. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Versetto 26. Ditemi, per favore, Dio parlava della sua creazione con se stesso? Cioè, in altri termini, parlava da solo? O parlava a qualcun altro, in questa Trinità onnipotente che noi chiamiamo Dio? Cioè, parlava con le altre due persone della Trinità? Notate queste parole: nostra immagine, nostra somiglianza e facciamo. Tre esempi che sono chiaramente al plurale. Passando al versetto 27, ci meravigliamo ancora. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Qui il mistero sembra svelato. La frase è la stessa, ma non è più al plurale come prima. Lo stesso concetto è espresso al singolare. Non c'è dubbio, sì, esiste un solo Dio, ma in tre persone, una Trinità benedetta. Nella Genesi 3:22 questa verità viene ripetuta. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi ed ha la conoscenza del bene e del male. Nello stesso libro, capitolo 11, versetto 7, la parola di Dio ci informa di nuovo di questo mistero. Quando gli uomini costruivano la torre di Babele, scendiamo dunque, dice Dio, e confondiamo la loro lingua. Vi chiedo di nuovo, Dio parlava con se stesso? E allora perché non dice: ora io scenderò? Nella visione impressionante di Isaia, che rivela la sua vocazione di profeta, nel capitolo 6, versetto 3, dove la proclamazione dell'angelo è: santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Diligenti ascoltatori, mi potete spiegare perché la parola santo è ripetuta tre volte? Perché non due, o quattro, o più? Cominciano ad esservi più chiari i concetti di Dio, spirito e parola? Nel versetto 8, l'idea della Trinità è espressa sempre più chiaramente. Udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Avete colto il punto? Manderò, andrà per noi. Il noi coincide con l'io e viceversa. Molti di voi parlano arabo. Come si usa dire, l'arabo è la mia lingua madre. Veramente è la mia lingua. Mia madre ha ancora la sua lingua e io ho la mia. Ma ascoltate. I nostri verbi, come in tutte le lingue semitiche, realizzano ed esprimono concetti grammaticali diversi. L'Antico Testamento è in ebraico. E in ebraico, come in arabo, abbiamo un verbo al singolare, un verbo duale e poi uno che indica tre o più persone. Prendete per esempio la nostra parola ekel. Sarebbe il singolare e significa egli mangiò. Ekelah, che significa due mangiarono, e ekelu, che significa tre mangiarono. Quindi in tutte le lingue semitiche il verbo spesso identifica il numero di persone coinvolte nell'azione. In inglese, con lo stesso termine, potete riferirvi ad uno, due o a un milione, ma non in arabo o in ebraico. Persino la parola Elohim è una parola al plurale, che significa Dio in ebraico. Cielo, in ebraico, si dice Shama. Nella Genesi, capitolo 1, versetto 1, leggiamo la parola Shamaim, che significa cielo al plurale. Vi siete mai chiesti perché Dio si è rivelato in questo modo trino? Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe? Nel libro dei Numeri, capitolo 6, versetti 24 e 26, ci sono le istruzioni per la benedizione ad Aronne. Perché è una benedizione trina se Dio è unico? Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
Dalla storia della Natività, secondo Luca, capitolo 2, versetto 13, riconosciamo di nuovo il Dio uno e trino. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, disse l'angelo. Egli è davvero nel più alto dei cieli. E pace sulla terra. Tutti ricordiamo queste parole in questo periodo dell'anno, in tutto il mondo. Secondo Isaia 9, 6, uno dei titoli di Gesù è Principe della Pace. Quello che gli angeli annunciano con le loro parole è l'incarnazione della pace, l'incarnazione della seconda persona a Betlemme. Terzo, è nominato lo spirito della gioia e della buona volontà verso il prossimo. La Trinità è descritta con potenza durante il battesimo di Gesù. Ed ecco quando uscì dall'acqua che si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba. Poi arrivò una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Non solo alla nascita di Gesù e all'inizio della sua predicazione pubblica, ma anche verso la fine della sua vita terrena si parla chiaramente della Trinità. Sul monte Ebert, non molto lontano dalla mia città natale di Nazareth, durante la trasfigurazione, lo Spirito di Dio è visto come una nuvola e il Padre proclama, questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Cari amici, mi potete spiegare la frequenza del numero 3 se non fosse per indicare la presenza della Trinità in questi avvenimenti? Il Signore Gesù compì tre miracoli moltiplicando i pesci in Galilea. Fece risuscitare tre persone dalla morte, una ragazza, un giovane e un adulto, per dimostrare il suo amore per tutte le età. Tre volte Pietro negò il Signore. Più tardi Pietro gli dichiarò il suo amore per tre volte. Tre discepoli furono testimoni alla trasfigurazione di Cristo. Per tre anni egli predicò nel nostro mondo. Tre furono crocifissi quel giorno, uno a causa di un peccato, uno che aveva peccato e lui per il peccato stesso. Poi il terzo giorno risuscitò. Si può negare la proclamazione di Dio? Si può dire che il Dio Onnipotente ci sta ingannando o peggio ancora, mentendo? Che Dio sia Dio. Non spetta all'uomo dirgli quello che può o non può dire, essere o fare. Gesù stesso, che non ha mai mentito o peccato, ha concluso la sua missione redentrice con questa dichiarazione chiarissima in Matteo 28, 18, 20. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quale profeta oserebbe dire questo? Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Milioni di cristiani chiamano questo la grande comunione. Molti di loro cominciano le loro funzioni religiose con nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso arriviamo alla domanda. Gesù è Dio? Vorrei sottolineare che se Gesù fosse nato nello stesso modo in cui siamo nati voi ed io, e non in modo soprannaturale da una vergine. Se egli fosse vissuto come la gente normale, fosse morto come muoiono tutti, e non fosse risorto e asceso al cielo, allora non ci sarebbe nessuna giustificazione per un verdetto diverso. Egli sarebbe subito condannato come impostore. Ma la vera domanda stasera è questa. Dio era Gesù? Se noi accettiamo che Dio è onnipotente e che può fare tutto, il nostro dilemma è chiaro. Da una parte sosteniamo teoricamente che Dio potrebbe diventare chiunque perché non c'è limite al suo potere. Ma d'altra parte sembriamo insinuare che non è onnipotente quando gli neghiamo la prerogativa di diventare uomo. Vi dico, cari amici, che l'uomo non può mai diventare Dio. Questo sarebbe blasfemo. Ma Dio può diventare uomo. E il suo nome è Gesù Cristo, nostro Signore, il Salvatore, il Re dei Re.
Il dottor Stanley Jones, detto l'apostolo per l'India, ha così suddiviso le diverse religioni nel mondo. Il primo tipo, ha detto, sia quando la parola è il verbo, cioè Dio si rivela principalmente tramite la Sacra Scrittura. Il secondo tipo sia quando la parola è la legge, cioè Dio si manifesta principalmente tramite i suoi comandamenti. Il terzo è il verbo che si fa carne. Se gli esseri umani fossero delle biblioteche, il modo migliore per comunicare con loro sarebbe tramite un libro. Se gli esseri umani fossero un insieme di costituzioni o regolamenti, risponderebbero in modo migliore a un sistema di leggi. Siccome siamo esseri umani, Dio ha scelto che il verbo si facesse carne, come si legge nella Scrittura. E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, la gloria dell'unigenito del Padre. Coloro tra voi qui presenti stasera che conoscono la storia di Abramo, mi permettano di rinfrescar loro la memoria. Dio è apparso ad Abramo in veste d'uomo 1500 anni prima di incarnarsi a Betlemme come bambino. Leggiamo nella Genesi, capitolo 18. Il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Ascoltate attentamente. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Erano comparsi così, dal nulla. E appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». Leggiamo al versetto 13. Il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: «Potrò davvero partorire ora che sono vecchia?» C'è forse qualche cosa che sia impossibile per il Signore? Al tempo fissato io tornerò da te in questa stessa data e Sara avrà un figlio. Più tardi, quando Abramo intercede per Sodoma e Gomorra, notiamo che parla al Signore come a uno degli uomini. Guardate al versetto 22 e seguenti. Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te operare in questo modo, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te, forse il giudice della terra non praticherà la giustizia?» L'ultimo versetto della Genesi, capitolo 18, sottolinea ancora l'apparenza umana di nostro Signore, Dio dell'universo. Poi il Signore se ne andò, come ebbe finito di parlare con Abramo, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Vi prego di spiegarmi una cosa, cari amici. Se Dio Onnipotente non ha deciso in quell'occasione di limitarsi all'Iktnuk, al qui e ora, allo spazio e al corpo dell'uomo, come ha fatto ad andarsene dalla presenza di Abramo? Dice la Scrittura: e Dio se ne andò. Cosa possiamo dire di Melchisedec, che fu davvero un'altra figura di Gesù? Infatti si dice nell'Epistola agli Ebrei 7:1: Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre tornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima parte di ogni cosa. Il suo nome significa re di giustizia e inoltre anche re di Salem, cioè re di pace. Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita. È fatto simile al figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno. Adamo era una creatura di Dio, formata dalla polvere della terra, così come noi siamo polvere, ma Gesù fu generato dallo Spirito di Dio. Il signor Didat, cari amici, nel suo libro Qual è il suo nome? Fa di tutto per provare che una delle caratteristiche di un vero Dio è di non mangiare, ed usa il termine di una lingua primitiva di aborigeni, Atnatu.
Ma a quale titolo? Voi, noi o gli aborigeni australiani possiamo permetterci di affermare riguardo a Dio quello che può e non può fare o essere? Qui, nella Genesi, capitolo 18, si narra di tre visitatori celesti. Abramo chiama uno di loro Signore e si dice che rimase vicino a loro mentre mangiavano. Centinaia di anni dopo, Gesù, lo stesso Signore di Abramo, mangiò con i discepoli.